Hey coach, ben ritrovati da voi, Splendor Linkromant 1, su Inazuma, 11-3, lampo, folgorante. Devo ammettere che non me l'aspettavo. Attenzione, abbiamo le tipi incappucciati. Sembra che Ivans non perda mai la sua indole melodrammatica. Quando c'è lui di mezzo, non ci si annoia mai. La sua indole melodrammatica? Come pensi che finirà? La squadra di Quagmire ha fatto grandi progressi. Che importa come finirà? Contro di noi nessuno avrà scampo. Ma chi siete voi? Il giorno della finale si avvicina sempre di più. Ti aspettiamo in Azuma Japan. Va bene, io aspetto di ricordarmi chi siete voi. Capitolo 4. L'Inazuma sfida il mondo. Inazuma Eleven, Sekai no Chosen. L'Inazuma sfida il mondo, quello è Sekai no Chosen. Chi è quella donna? È la nostra vecchia allenatrice. Con lei abbiamo riunito i migliori giocatori della nazione per battere l'Alius Academy. Ma credevamo che non volesse avere più niente a che fare con il calcio. Ma non è vero. Valin e tutti i giocatori dell'Alius Academy. C'è anche Joe. Come mai siete tutti qui? Beh, c'è anche un giocatore della Zeus, e Talisman. Ah, te l'ho già detto, non mi chiamo più Dvalin e non faccio più parte dell'Alius Academy. Sono Dave Quagmire, capitano della Neo Japan, la squadra che prenderà il vostro posto nel Football Frontier International. Neo Japan? Ma di che sta parlando, sorella? L'espressione del suo viso quando è venuto a trovarmi quel giorno non la dimenticherò mai. La prego, mi faccia diventare più forte, mi renda un giocatore di livello mondiale. Era da solo, ma era la mia occasione per redimere le colpe di mio padre, per restituire a Dave l'amore per il calcio di cui era stato privato. Va bene, ti aiuterò, ma tu prova a disobbedirmi anche per un solo secondo ed è finita, chiaro? Bene. Sicuramente voi non siete in grado di capire, visto che siete già stati selezionati per rappresentare la nazione, ma la delusione di non essere stato chiamato nemmeno per le selezioni è stata un colpo troppo duro da sopportare. L'umiliazione, il senso di sconfitta, non possono essere dimenticati, non saranno mai dimenticati. Noi non permetteremo che finisca così. Preparatevi a essere rimpiazzati. Preparatevi ad affrontare la Neo Japan! Allora, Travis, accetta la nostra sfida? Perché no? Ma allenatore Travis! Molto bene, l'incontro si terrà domani su questo campo. A presto! Beh, Travis ha ragione. Se non riusciamo a battere loro, come potremmo sconfiggere, o meglio, competere con le squadre a livello mondiale? Perché Lina si comporta così? Cosa le passa per la testa? Avanti, Xavier, sarà divertente. Non vuoi scoprire quanto è forte la squadra dell'attrice Schiller? Dave e gli altri si sono allenati duramente. Mettiamoli alla prova. Giocheremo una partita indimenticabile. Beh, sembra che non abbiamo molta scelta. Dovremmo dare il meglio di noi stessi per vincere questa partita. Eh già. L'allenatore Travis ha accettato senza pensarci due volte, l'hai notato? Già, forse vuole capire se qualche giocatore della Neo Japan sia davvero in grado di rimpiazzare i nostri giocatori. Non è per quello. Archer, dove vai? Non ti alleni con noi? Archer! Mark, che stai facendo? Non vedi che stiamo per cominciare? Arrivo! Ma... Archer Hawkins ha lasciato temporaneamente la scuola. Ma non è che mi dà fastidio sta cosa, però perché? Perché? Non ha senso. Ok, parliamo consiglio per iniziare il nostro allenamento. Non dovete assolutamente perdere contro la Japan, chiaro? Chiaro, Silvia. Chiaro come il sole. Vai,
alla grande. Di nuovo, e metteteci ancora più impegno questa volta. Va bene, Mark. Eccolo. Vabbè. Se non ci si impegna, Axel, è inutile. Il pugno di giustizia di Mark migliora sempre di più, non è vero? Che giocatore eccezionale. Axel è molto meglio. Se veramente volesse, potrebbe abbattere quel pugno di giustizia come se niente fosse. Cosa? Ma hai prosciutto sugli occhi? Non hai visto come Mark ha parte il suo tiro? Questo significa che Mark è più bravo. Ah, è stata solo fortuna. Se Axel l'avesse tirato con tutta la forza, Mark non avrebbe avuto scampo. Axel è più forte di Mark. Ma quando mai Mark è più forte? Sciocchezze, Axel è più forte. È ovvio che Axel è più forte. Magnifico Jordan, veramente un bel tiro. Bello, eh? Fammi indovinare. Ti stai impegnando così tanto perché giocheremo contro i migliori calciatori della Youth Academy, dico bene? Purtroppo devi mettere zizzania. Vuoi dimostrare loro di non essere quel perdente di seconda categoria che tutti ricordano? Caleb! No, ha ragione. Dave Quagmire non è un avversario da sottovalutare. Si chiama Quagmire. Gigidi gigidi, ma non permetterò che ci abbatta. Giocherò la partita a modo mio. Sfrutterò le mie abilità e il mio stile di gioco. Proprio quello che volevo sentire. Forza Jordan, facciamogli vedere di cosa siamo capaci. E facciamoglielo vedere allora, dai. Non vedo l'ora di combattere, su. Ehi, vabbè. Manco buffon. Oh, è l'allenatore Hillman. Pronto, mister? Va tutto bene? Come? Oh, sì, va bene, glielo dirò. Arrivederci. Cosa devo dire a Mark? Mark, l'allenatore Hillman ti vuole al vecchio parco dalle spalle del centro. Dovevo andarci lui stesso, ma ammetto che non riuscirà a farcela. Vorrebbe che fossi tu a sostituirlo, non so di cosa si tratti però. Al vecchio parco? D'accordo. Stai scherzando, vero? Lui e quell'altro passano più tempo in quel vecchio parco che chiunque altro nel quartiere, sì. Probabilmente ha capito subito, no? Quell'altro? Non sarà mica... Va bene ragazzi, io vado in centro, ci vediamo tra poco. Quell'altro ovviamente ha appena capito che è non altri se Archer. Parliamo un po' con Archer, va. Però da dietro, da davanti non mi ci faceva parlare. Ok, allora, io di calcio non ne capisco parecchio, però ci ho giocato. E neanche quando ero alle prime armi tiravo la palla così male. Mark, che ci fai qui? L'altra prima mi ha chiesto di venire, era impegnato, così mi ha pregato di sostituirlo. Ti alleni qui? Quindi è questo che fai con l'allenatore Hillman? Ehi, fermati, torna qui e facciamo un po' di esercizi insieme. Io mi alleno solo con il signor Hillman. Torna alla Raymond, Mark. Ascolta, Archer, dimmi una cosa. Ti diverte giocare a calcio? Perché me lo chiedi? Il calcio è fatto per divertirsi, lo sai questo, vero? Provaci. Prova a correre dietro al pallone solo per il puro gusto di divertirti. Ci metterei poco a capire cosa voglio dire. Voglio che tu capisca il vero spirito del calcio. Questo è il miglior allenamento che puoi fare adesso, credimi. Boh. Hai mai pensato di sfruttare la forza che hai in quelle gambe per qualcosa di diverso dalle zuffe in strada? Perché non provi con il calcio? È divertente, te lo assicuro. Forza, Archer! Giochiamo a calcio! D'accordo. Bene, questo è lo spirito giusto. Allora, cominciamo con qualche passaggio. Lascia che mi prepari e tieniti pronto per cominciare. Torno subito, aspetta qui. Allenati con Archer. Ehi, va bene? Va benissimo? Sarà inutile come al solito. Perché vedi sempre così forte? È l'urlo di chi si impegna al massimo, Archer, provaci anche tu. Potresti scoprire che è utile. Dai, riproviamo. Urla forte. Ecco che lo fai di nuovo. Ti lanci sulla palla come un forsennato, anche quando non ha nessuna possibilità di entrare in porta. Bene, sei pronto per il passo successivo?
Tu tiri la palla verso di me. Io faccio il possibile per bloccarla. Ci stai? Cosa? No, Mark, non sono per niente pronto. Ma certo che lo sei. Ti sei allenato con una grande forza di volontà in questi ultimi tempi. Cerca di mettere in pratica quello che hai imparato. Devi avere fiducia in te stesso. Speriamo. Se lo dici tu, prova a parare questo. Oh! Wow, e quello cos'era? Sembrava quasi che fossi circondato da una raffica di vento. Oh! Ce l'hai fatta, Archer, bravo! Ora non dirmi che la palla non è andata esattamente dove volevi tu. Grazie. Adesso ricorda quello che hai fatto prima e tira la palla dritta verso di me. Beh, però ha un buono stop, dai. Molto bene. E allora? Io non ce la faccio più, non hai fame? Io potrei mangiare un bue. Sì, credo di sì. Ottimo, allora torniamo al dormitorio, va bene? Dai, andiamo. Che succede? Vorrei restare qui ancora un po'. Mark, non raccontare niente alla squadra, va bene? Va bene, ma ricorda Archer, il calcio è fatto per divertirsi. Continua così. Allora il segreto è proprio questo? Beh, ha ragione, è divertente. Grazie, Mark. Oh! Non cantar vittoria troppo presto, Hawkins. Vedrai come ti farò divertire. Pezzo di pezzo. Ora puoi rimettere Archer in squadra. Beh, certo che voglio rimetterlo in squadra. Stiamo scherzando? Archer, come ho detto, lo porterò fino alla fine. Fino all'ultima partita, proprio. E anche a quell'extra, perché di extra... Oh, quando ce ne stanno di extra. Il giorno seguente. Che succede il giorno seguente? Ah, eccoci, giusto. Però, ragazzi, di questa squadra, Talisman mi fa proprio gola. Talisman è forte, però... C'è di meglio, c'è molto di meglio. C'è l'argentino che vorrei usare per la prima volta in Azuma Eleven. Non l'ho mai preso. E quello che fa Iron Defense. No, Iron Wall faceva, muro di ferro. Torres, non ho idea di come si chiama in italiano. Ho visto l'anime in giapponese, ovviamente. Però lo prenderò. È giunto l'ora di affrontare la Japan. Se saranno battuti, Mark e gli altri potrebbero perdere il loro posto in squadra. Devono vincere, costi quel che costi. Beh, in effetti se perdiamo vuol dire che loro sono più qualificati di noi a rappresentare il Giappone. È ovvio. Evans, una volta hai tentato di spiegarmi che il calcio è uno sport appassionante e divertente. Ma il vero calcio è duro, crudele e spietato. Anche questo è vero. Ci sono momenti in cui bisogna soffrire per il calcio. Ma senza quei momenti non ci renderemo conto di quanto possa essere divertente una partita di pallone. Belle parole, Evans. Ma quello che dici dimostra ancora una volta perché noi due saremo sempre rivali. È ora di cominciare. Quando troverai coraggio di affrontarci, vieni da me. È giunto allora, parla con Dave. Ma non sono per nulla carico, quindi vado a caricarmi. E poi dopo possiamo affrontare tranquillamente la squadra Neo Japan. Eccomi qua, sono pronto ad affrontarti con tutto quello che ho. Sei pronto, Evans? Finalmente! Sento di nuovo l'adrenalina che mi scorre nelle vene. Forza, la Azuma Japan! È ora di giocare! Cosa? Cosa ci fa Quagmire a centrocampo? Sapevo che giocava in porta e in attacco, ma... Ora è anche un centrocampista. Mi soffieremo il posto nella nazionale. Preparatevi a perdere, la Azuma Japan. Ma Marco, un attaccante può anche stare a centrocampo, eh? Non è che deve per forza essere un centrocampista solo perché è a centrocampo. Che discorso è? L'attacco... No, metterei Sean, o meglio, Axel a posto di Sean. Sì, andava bene anche Axel a posto di Sean, ma sapete. Allora, Harley non è che mi interessa più di tanto tenerle squadra e neanche Sean. Quindi andiamo così. Caleb, ripeto, è tostissimo. Se nel caso lo vogliate portare con voi fino alla fine, vi darà molte gioie, molti risultati.
esattamente come avevamo previsto. Molto obbligato. Molto obbligato. Ma come cacchio traducete? Era tradotto in un altro modo. Mille grazie. Ma sono troppo veloci. Ho rubato il pallone prima ancora che avesse il tempo di reagire. È arrivato il momento di mostrare loro il potere delle nostre avanzate tecniche di allenamento. Non diamogli tregua. E allora? Questo è il massimo che siete riusciti a fare? Ma Mark, sarai un pezzettino di cacca tu, no? Non ci credo. Quelle erano delle tecniche che Quagmire usava nell'Helios Academy quando si faceva chiamare Dvalin. Solo che stavolta sembra due volte più potente. Che si siano scambiati gli appunti delle loro tecniche speciali. Aspetta, ma me lo scrivo. Allora, alzare la gamba, andare nello spazio, tirare un calcio nel vuoto cosmico senza morire, e poi dopo la palla torna in campo. Guarda, te le do a te, così la impari anche tu, è facilissima. Come vi sentite in Azuma Japan? A vedere i vostri preziosi posti in nazionale dissolversi davanti ai vostri occhi. Ma amichetto mio bello, la partita è appena iniziata, non so se ti hai reso conto, eh. Eh sì, ho detto ti hai reso conto. È sbagliato, ma lo dico. Dai, corretegli contro. Chi è? Grande, grande. Muro di roccio! Ok, Jack, ce l'abbiamo fatta. Rubare palla, passa la grande a Hawkins. Ok, tu ci... No, stavo da solo, sto? Oh! Se riesco a tenere possesso, grande. Ma io vorrei andare con Axel. Qua, tu Axel. Cosa ci fa lui lì? Dalla difesa è partito. Che cavolo fai? Ma non sei un libero. Tornati giù in difesa. Mio Dio. Ah, porca miseria. È colpa mia. Perché ho messo la formazione. Sì, sì, sì. Ora capisco, però dai. Cioè, proprio lui deve salire fino su in difesa. Muraglia infinita evoluzione 2, no! Vai così! Meteoro dirompente! Beccatevi questa. Sì, in porta! Che cantonata. Più che una cantonata, era una cannonata. Ho messo tridente, ma la zona micidiale 2 no. Ma andiamo col 4-4-2 classico. Però mettendo Swift di qua. Ok, va bene così, mi piace. Vediamo un po' di combinare qualcosa, ragazzi. No, tu qua no. Facciamo così, passiamola dietro, se riesco a rubarla. Ci riesco, grande. Ok, perfetto. A tua Harley. Vorrei avanzare. Tu pensa ad avanzare, non ti preoccupare. Mamma mia. Insomma. Calcio stordente 2, ma 42 punti tecnica per calcio stordente 2? È un po' esagerato. E calcio stordente 3, allora quanti ce ne vogliono? Super blocco difensivo. Come ho detto l'altra volta, è fortissima. È una tecnica davvero, davvero micidiale. Degna di chiamarsi tecnica micidiale. Austin! Porca miseria! Troppo tardi ho reagito. Grande Axel! Ora, perfetto. Non mi ha deluso. Per niente male. Andiamo benissimo, andiamo. Dovremmo fare un altro gol ora a questo punto, eh. Vai. Vai così allora, baby. Ottimo, è perfetta. Va benissimo, andiamo alla grande, ragazzi. Andiamo davvero alla grande. Vai, siamo quasi alla fine del secondo tempo, manca davvero poco. Del primo tempo, voglio dire, magari al secondo, già era finita. Manca davvero poco e con Axel ho usato tutti quanti i punti tecnica. Ok, allora, attenzione. Se non andiamo in fuorigioco se la passo davanti. Se ci riuscissi a passarla davanti. Però no, c'è il ninja dribbling.
Allora, Jack, tu avanza, tu stai qua. Eccolo, ecco. Porca miseria, però non c'è la mossa evasiva. Grande, grandissimo. Come se l'è scartato. O meglio, sì, se l'è scartato, sì, no, no. Mi stavo per sbagliare termine. Austin, potevi rubarla facile. Archer, attenzione. Oddio, però con Axel non ho nessuna... Nel caso prendessi palla, non la prendo, niente. Clone difensivo è molto alta come tecnica. Potrebbe rivelarsi utile in qualche maniera. E se tirassi con Harley da qui? No, che idea che c'avevo! Se avessi avuto ancora un minuto, avrei messo in pausa, avrei ricaricato Axel e fatto il tiro di Harley. E poi dopo un inarrestabile. E poi dopo con il tiro a catena, avvitamento esplosivo. Infuocato, no? Esplosivo. Vabbè, insomma, ci siamo capiti. Ok, andiamo con il secondo tempo. Allora, sì, ricarico un attimino Axel, anche se di poco. Sì, perché ci vuole. Barretta sprint. 50 punti tecnica. Ma mi sembra che stiano tutti quanti... Oddio, a parte Axel, dopo potrei fare una sostituzione con Sean. Più che altro volevo fare sto tiro a catena, ma mi ci sono fissato e ora lo voglio fare. Sta qui sotto, se me lo scarto lo faccio. Se me lo scarto lo faccio, l'ho detto. Dunque, prendiamo quest'area. Tu devi andare qui, dovevi andare, Axel. Il modo più corto per arrivare qui. Dovremmo starci già. Dovremmo esserci. Facciamo la onda infuocata. Blocca tiro no. Dai, che c'era Axel! Cristo! Oh, Axel c'era. Maledizione. Oddio. Sì. Non fare un commento sarcastico. Ma che bella parata che ci ha bloccato il tiro, dai. Ce l'ha indebolito. Che bella parata era quella. Mo però l'ho presa, Dai. Ma perché Axel se ne scappa? Non capisco. Non capisco il problema. Già versione 2. Già potenziata. Mamma mia, ragazzi. Proprio le comiche. Le comiche queste. Altro che staglio e olio. Forza, continuiamo così. Continuiamo così davvero. Oh mio Dio. Vai. Potrei ancora farlo. Però dovrei scartare un bel po'. No, tu vai qua. Potrei provare a rifarlo, ma... No, vabbè, dai. Un po' se capita, capita. Vediamo un po' se fa gol, Austin. Gol! Sì! Beh, proprio sotto il muso gli è passata. E Neo Japan fa la sostituzione. Allora anche noi, che Axel proprio sta a secco. Sean entra in campo a posto di Axel. Dopo lo rimettiamo, tranquilli. Guardalo come corre, fresco come una rosa. Come un fiorellino. E mi vince anche il dribbling. Il contrasto mi vince con Aurora dribbling. Lo scarta e se lo magna. E via, verso nuovi lidi. Ok, allora che tiro facciamo? Calcio gemello, abbiamo solo questa. Su in busto. Uria. Ottimo. Come c'è entrato nel campo? Nel campo della palla. Voglio dire, era per trasversale, sì, ma il giocatore. Continuiamo a fare il capello. Il capello. Voglio dire, era in.
Cioè, no, no, è impossibile, non ci rientra proprio. No, 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 dai. Il braccio, beh, perché stava così, stavo con il braccio allungato e detto, mo ci rientro, eh? Ma tu fai il furbo allora. Tu fai il furbetto, amico mio. Dillo, no? Oi. Che razza di passaggio è questo? Tattiche speciali. È arrivati loro. Te, beccati questa. Fatto beh. Tu a Sean. Vai, richiamo del lupo. Oh yeah. Pam pam pam. Ottimo. E via. Siamo al sesto gol, 6-1. Forza, continuiamo così. Credo che la squadra più qualificata per rappresentare il Giappone non sia la Neo Japan, eh. No, proprio no. E noi abbiamo fatto solo un cambio. Loro tre, quanti hanno fatti? Vergogna. Che umiliazione. Non dimenticherò mai questo dolore. Potete scommetterci la cotichella. Buona cotichella. No, veramente no. Beh, insomma, mi sto allenando parecchio su Inazuma Eleven 3, eh. Molto più di Inazuma Eleven 2. Beh, a quanto pare abbiamo perso. I suoi giocatori sono degni della nazionale. Complimenti, Travis. Che non ha fatto poi tanto, eh. Evans, ti sei dimostrato un degno avversario ed è per questo che ti rivederò i nostri segreti. Dave Quagmire dona a Mark gli appunti segreti di due nuove tecniche. Va bene, fammi vedere quali. Così. Abbiamo ideato queste tecniche durante il nostro programma di allenamento intensivo. In 3 mesi, eh. Se c'è una squadra che può metterle in atto e perfezionarle, è la vostra. Mark, usatele per arrivare in cima al mondo. Grazie, Dave. Ma non ti illudere. Noi non intendiamo arrenderci. Anzi, continueremo a starvi alle calcagna. Al primo passo falso saremo lì, pronti a prendere il vostro posto in nazionale. Fantastico! Ogni volta che vorrete giocare con noi ci faremo trovare pronti. Non lo credo possibile, ma dall'ultima volta che vi ho visti siete migliorati ancora di più. Di sicuro non vi manca la determinazione. Ma il mondo è grande e pieno di squadre temibili. E voi state per affrontare una delle migliori formazioni asiatiche. Eh? Mark, non l'hai capito? Niente, niente, come non detto. Ci vediamo presto. Arrivederci, Inazuma Japan. Alla prossima sfida. Fate il teletrasporto? Sì. Per forza. Ricordi le macchine inventate da Schiller? O meglio, fatte inventare da Schiller e messe a punto dai suoi scienziati. Ebbene, finisce anche questa piccola parte. Questa nuova sfida. Quagmire ha ricevuto 2 punti segreti. Sono tecniche di tiro da realizzare in coppia. Wow, tecniche di tiro in coppia. Di che si tratta? Posso impararne una? Voglio impararne una. No, questa è per Sean e Thor. Oh, sì, mi ricordo. La corporatura e la forza di Thor, unite alla velocità di Sean, dovrebbe però perforare le difese avversarie. Tutto chiaro, Jude, lascia fare a noi. Vieni, Sean, diamoci da fare. Eccomi. Tecniche speciali in coppia, eh? Interessante. Che ne dici, Jack? Ok, io. Voi due potreste ottenere dei buoni risultati insieme. Sarete voi ad allenarvi sull'altra tecnica speciale. Oddio, qual era la loro tecnica? Oh, quasi dimenticavo di dirti una cosa, Mark. Una delle mie fonti mi ha dato una dritta su come migliorarvi ulteriormente. A quanto pare puoi giocare delle amichevoli parlando con persone diverse dal signor Firewheel. Dai un'occhiata vicino a casa di Mark o al reparto del Tokyo Sud se ti interessa. Potrebbe trattarsi di qualcosa di grosso. Già ho fatto. Ho già fatto. Interessante. Dovremmo provare questa amichevole appena possibile. D'accordo. Ma prima di tutto alleniamoci. Cerchiamo di imparare queste nuove tecniche speciali. Sì! Bene, Kuji, allora direi che per questo video è tutto. Nel prossimo
perfezioneremo queste tecniche speciali. E come sempre vi ringrazio, descrizione, link per Twitter e per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye.